prova della carnetta vicino all'osso, ragazzi. Sapete che sono un grande cultore della carne vicino all'osso. Vediamo qui che emozioni ci regala. La cottura mi sembra fatta a puntino. Rigorosamente assaggio con le mani. Farei una prova sul confettino giallo. Come dico spesso io, non è grasso, è sapore. Oh, se vuoi di taglia, lo vuoi di adesso. Taglia. Amici di Braciami Ancora, voi direte: Michele, per l'ennesima volta con delle bistecche amarezzate. Effettivamente, sono due signore bistecche molto amarezzate. L'amarezzatura c'è. Non sono due bistecche amarezzate qualsiasi. Queste due bistecche che ho in mano, rispettivamente costata, rispettivamente T-Bone o Fiorentina, come preferite chiamarla, sono destinate a rivoluzionare il concetto di vacca vecchia e di Wagyu. Se avete visto pochi video del canale, se magari siete capitati qui per caso, se magari siete disattenti quando io parlo di vacca vecchia e di Wagyu, ve li spiego di che stiamo a trattare, perché è fondamentale. Ve faccio il disegnino. Ok ragazzi, quando parliamo di Wagyu parliamo di una carne marezzata. Per alcuni ha un sapore dolce, ma dolce ragazzi tra virgolette, mica è zucchero. In stragrandissima maggioranza ragazzi parliamo di animali giovani. L'origine è giapponese, ma poi nel corso dei decenni è arrivata anche in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Adesso invece vi parlo della vacca vecchia, ha un sapore deciso e ovviamente arriva da animali adulti che hanno superato i 4, i 6, gli 8 anni, a volte si trova roba da 10 anni. È una bistecca per intenditori, non per tutti. I più bravi, secondo me, al mondo a fare questo lavoro sono gli spagnoli. Se a questo concetto sommate e aggiungete questo concetto, il risultato è questo. E senti, l'ho fatto bene il disegnino. Bravo, bravo. Secondo me al liceo c'è un ottimo voto in disegno artistico. Esatto, ho fatto lo scientifico. Allora, ragazzi, Fabio Galli è colui che può orgogliosamente mettere la firma su questo progetto gastronomico trattino carnivoro. Come ti è venuto in mente di unire due concetti così nobili, no? Così gustosi? Tu sai che io sono un noto vaccaro. Noto vaccaro, allora, sì. Noto vaccaro che è colui che lavora con le vacche. Con le vacche. La vacca rispetta un'economia circolare. In questo caso sul Wagyu, visto che i primi allevamenti in Italia e in Europa sono nati 10-12 anni fa, è venuta fuori l'esigenza di gestire, quindi di sacrificare le vacche madri a fine carriera, ma una volta nessuno prendeva in considerazione, perché il mondo del Wagyu è sempre inteso come animale molto giovane. Esatto. Visto la mia expertise sul mondo della vacca, sono stato chiamato da un grosso consorzio italo-tedesco. Sì. E siccome a me i progetti che rispettano l'economia circolare, sostenibilità e innanzitutto benessere animale, diciamo che sono parte della mia filosofia, l'ho subito abbracciato. Quindi da un'esigenza di sapere: ma che cosa facciamo con queste vacche vecchie di Wagyu che nessuno riesce non a valorizzare, riesce a capire qual è il valore della vacca vecchia. La vacca vecchia, la prima cosa, in due secondi sedimenta nell'età il gusto vivendo, che è un concetto molto strano, no? È un concetto che uno dice: sì, ma io sedimento il gusto perché metto una tecnica dry aged, perché la fumica, faccio qualsiasi cosa. Questo lato, il concetto è: vacca vecchia sedimenta il gusto vivendo. Anno dopo anno capisce dove è stata allevata. Poi sai che abbiamo un allevamento al lago di Garda dove la botanica è altamente variegata e quant'altro. Animali al pascolo, grass fed. Io dico sempre: non come gli animali giapponesi che sono a catena. Beh, stanno a catena quelli, sì. È un altro lavoro. Questo è un prodotto che comunque all'interno sedimenta 10 o 12 anni di vita, sedimenta i pascoli, sedimenta la botanica che ha mangiato e poi alla fine ci fa questo grosso regalo. E si sacrifica per un motivo, creando un prodotto che è comunque estremamente infiltrato, come notate. Ma non infiltrato, io dico quasi che poi sai che sono il reuccio dell'amarezzatura. Sì, sì, sì. Infiltrato, sì, come il Wagyu, ma un'infiltrazione giusta. Adesso non mi dilungo a dire omega 3, omega 6, aminoacidi e quant'altro, però studiate, è anche una questione chimica dello stesso tipo di animale. Il grasso del Wagyu scende e ha un punto di fusione molto, molto più basso. Guardate l'oliosità. Ci abbiamo le mani tutte un tacchio. Grasso giallo, mai visto un grasso giallo per un Wagyu? Questo è l'alimentazione e la lunga età. Cosa carina ragazzi, se ordinate un lombo vi arriva
con questa elegante scatola di legno, ok? Legno buono, eh? Le cose belle, le cose buone vanno sempre rispettate. Quindi arriva il super cofanetto, che mi piace, io me ne sono fatti due a casa, li tengo praticamente come dei sedili. Abbiamo il nostro super marchio, che è il nostro, che è San Vaio, unico in Europa che fa questo tipo di allevamento. Abbiamo il consorzio di riferimento con cui abbiamo fatto i nostri accordi nel ritiro di tutti gli animali, Marvelution, Gruppo Galli. Tu vorresti andare a mangiare, ma aspettate ragazzi. Ma tu stai esagerando. Dici. Tu stai lavorando troppo ultimamente, dici. Dovresti lavorare un po' di meno, no, perché poi alla fine sai, è tutto bello ma dobbiamo mangiare. Cioè oggettivamente, realisticamente parlando ragazzi, è un gran bel vedere. L'amarezzatura c'è e bella. No, si vede che è un animale adulto perché rimbalza un po' di meno. Di solito hai ragione te, noi siamo abituati a mangiare i Wagyu e le scottone. Allora, il Wagyu in tutto il mondo è percepito come scottona o come castrato al massimo. Okay. Un animale che nasce su in 3 anni, ma è comunque tutto un altro tipo di animale. Progetto impegnativo questo? Impegnativissimo, però estremamente divertente, e torno a dire, pochissima disponibilità. Stiamo programmando di sacrificare 5 animali al mese, ho richieste da tutta Europa per le lombate. 5 animali sono pochi? Sono pochissimi. Cioè, realisticamente parlando? No, sono pochissimi. Prodotto quindi non per tutti? Non per tutti, però una volta nella vita va mangiato. E la cosa che io spingo è provate questo tipo di Wagyu, provate l'altro tipo di Wagyu. Poi una cosa importante, io faccio il macellaio, gli animali li devo vedere interi, io non compro dall'altra parte del mondo carne sotto vuoto non vedendo l'animale che cammina. Quindi rispetto dell'animale, capire, rispettare l'arte della macelleria. Bene, dunque ragazzi, noi sto spettacolo adesso ce lo facciamo cucinare, lo mangiamo e vi diciamo il sapore. Però vi dico subito una cosa, a fine video c'è una piccola perla, c'è un montaggio, diciamo c'è delle immagini che ci riprendono nel luogo dove pascolano questi animaletti sulle Alpi di fronte il lago di Garda, che è un gran bel vedere, okay? Gran bel vedere, sì. Allora, direi che ce ne andiamo a cucinare. Io farei, okay? Fate una cosa. No, non tagliamo adesso, tagliamo quando abbiamo finito di assaggiare. La portiamo a cucinare adesso. Certo. Vai, grazie. A few minutes later. Amici, molto di Piacevo Ancora, è arrivata la bistecca, che? Grazie caro. Tra l'altro, aperta parentesi, siamo al ristorante La Querida a Roma, zona Casalpanocco. Ok. Pineta di Castelfusano, ragazzi, eccola qua, che è San Vaghio. Assaggiamola, la vedete? Vai. La cottura mi sembra fatta a puntino, va gustata al sangue una carne del genere affinché tutti i succhi, ragazzi, possano esprimersi e dare il meglio di sé. Rigorosamente assaggio con le mani. Direi che è di una tenerezza imbarazzante. Ma di un sapore, senti il sapore che è dietro. Descrivimelo un po'. Allora, questa è l'età. Questa è l'età del sapore, anche perché l'età sedimenta. E il sapore si alimenta nell'età, ricordate queste parole. Ma lo sai che rispetto al Wagyu tradizionale, no, è un po' meno invadente il grasso? No, assolutamente sì. È più nobile. No, è un grasso vero questo. È un grasso dell'età. Allora. Esatto. Se vogliamo dirla tutta, ragazzi, questo è un Wagyu meno ruffiano. Certo. È un grasso che va capito. No, anche perché è meno ruffiano perché è una vacca. E quindi la vacca dopo tanto tempo chiaramente ha un determinato tipo di gusto che è totalmente diverso dall'idea del Wagyu. Ma questa è l'idea di una vacca, Wagyu, che è un altro prodotto. Quindi vacca è buona, il Wagyu non fa che aumentare quello che è il sapore dell'animale. Delicato, raffinato, convincente. Prova a mettere molto sale. Posso dirlo, grado. Molto sobrio. A differenza della vacca vecchia spagnola, che è più aggressiva, no, questa è molto più dolce. Ma proprio il grasso che è diverso. Ricorda che il grasso del Wagyu è ricco di omega 3 e omega 6. Farei una prova sul confettino giallo. Come dico spesso io, non è grasso, è sapore. Se volete realmente assaggiare l'essenza di una bistecca, provate a mangiarvi un confettino di grasso. Ok, ve lo mettete sotto i denti, qui accanto stanno brindando nel frattempo. L'esordio romano, è la prima volta che a Roma arriva una bistecca del genere, la trovate in alcuni ristoranti selezionatissimi in Italia. Qui anche perché sono 5 al mese. Esatto, quindi 5 animali al mese sono pochi. Se la volete contattate Fabio, ovviamente lo trovate sui social. Assaggiamo questo confettino di grasso.
Buon appetito, Bonami. Buon appetito, Bonami. Non mi deconcentrare. Non ti deconcentro, vai, vai. Questo è un momento importantissimo. È un rito, vai. Beh, ragazzi, ha un carattere. Ha un carattere che non riesco a decifrare. Lo sai che sono in difficoltà perché avrò assaggiato mille migliaia di bistecche, ma questa non è catalogabile. Prova della carnetta vicino all'osso, ragazzi. Sapete che sono un grande cultore della carne vicino all'osso. Vediamo qui che emozioni ci regala. L'osso della T-Bone non si smentisce mai e ti regala la carnetta più goduriosa, che è quella che rimane attaccata. Ragazzi, io credo che ci siano una quindicina di motivi perché voi dobbiate assolutamente o provare ad assaggiare o provare ad ordinare nel vostro ristorante questa bistecca. Mix perfetto fra due concetti bomba del mondo della gastronomia, Wagyu e vacca vecchia. Ma poi la cosa più bella qual è? È la sostenibilità di un progetto del genere, che è fondamentale perché l'animale, la natura va rispettata e che c'è di più importante, che è buona. Che è buona, non è buona, è mortacci quanto è buona. Sì, ma sai che non mi viene. Ragazzi, molti di voi potrebbero chiedermi, sì, ma quanto viene al chilo? Glielo chiediamo adesso al proprietario del ristorante partendo da un presupposto. Progetti come questi, bistecche come questi, carni come queste vanno pagate. Non cercate il risparmio sulla proteina animale, altrimenti rischiate di mangiarvi la cosa che non è buona. Perché sono educato, ma la cosa più importante è mangiate meno carne, lo dico contro i miei interessi, ma mangiatela buona. E in questo caso è mostruosamente buona. Vi ricordo, prima di andare a chiedere ad Andrea, il proprietario della griglia, quanto mette questa carne al chilo, che il video prosegue con una clippetta meravigliosamente montata che vi racconta dove vivono questi animali. Io e Fabio siamo andati su Nord Italia a vedere questo allevamento di Wagyu italiani. Ragazzi, immagini da brivido. E un Fabio Galli versione Alberto Angela, che ragazzo sembri un doppiatore, ok? Della roba Pino Insegno, scansate proprio. Bene, allora, e Andrea ecco, è straimpegnato perché il locale è super pieno. Come mi ha detto quanto viene. Poco. Non viene né poco né tanto, viene secondo giusto. Me. Quanto viene ve lo spiego qui. Caro Fabio, ora puoi fare uno dei tuoi più bei taglia della tua carriera. Allora, case and Wagyu, fai una cosa, taglia. La Case and Wagyu, vacca madre, rimane con il vitello al seguito nei pascoli nella malga del Monte Baldo, nella fase riproduttiva che dura mediamente per 8-9 parti. Negli ultimi mesi la sua alimentazione ad erbe e fieno, per stimolare il naturale rumine, viene integrata con cereali e sansa delle olive del Lago di Garda. Il lungo vissuto della Case and Wagyu permette la condensazione degli aminoacidi, l'aumento degli acidi grassi insaturi e la diminuzione del punto di fusione del grasso e dona alla carne dei sentori umami incredibili. Umami, che in giapponese vuol dire saporito. L'aumentare dei mesi di invecchiamento darà più sapore alla carne che contiene più acidi grassi, omega 3 e omega 6, oltre a più acidi grassi monoinsaturi rispetto alle altre carni bovine. La sua alimentazione prevalentemente grass-fed gli conferisce un sapore totalmente diverso da un castrato o da una scottona, un colore molto più intenso, un gusto profondo e un sapore ricco. La farm si trova sul Lago di Garda, nella zona del Monte Baldo, chiamato anche Giardino d'Europa, ricca di pascoli e di una botanica eccezionalmente florida e varia. Il progetto nasce dall'esigenza di raggiungere un'economia circolare e sostenibile, dando la possibilità all'allevamento di trovare un utilizzo finale dell'animale e dalla mia esperienza nel mondo delle vacche. I
primi allevamenti in Europa e in Italia sono nati 10-12 anni fa e ad oggi si configura l'esigenza di rispettarne la circolarità del ciclo produttivo, della tutela del territorio e, cosa più importante, del benessere animale. Ecco perché nasce il progetto della Kaizen Value Farm. Bene ragazzi, se siete arrivati fino qua vi meritate davvero i complimenti più vivi. Io vi saluto, viva la Kaizen Wagyu, viva questi progetti che danno orizzonti nuovi al mondo della carne, che mettono creatività e professionalità nel mondo della carne. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!